Buonasera a tutti. Mentre a Kiev, nella cattedrale della Chiesa Ortodossa Ucraina, si sono svolti con tutti gli onori i funerali di un membro della divisione dell'SS Galizia, alla presenza tra l'altro di militari del reggimento presidenziale Ucraina, in Cornovaglia l'Occidente si è riunito per cercare un'alternativa alla nuova Via della Seta e quindi per ribadire che esiste un unico ordine precostituito, che tutti quindi debbono rispettare, che l'ordine quello dettato ed indicato dalla Casa Bianca. Ma siccome di questi tempi non si sa più chi comanda realmente, questo è il vero problema. Non si sa se è la Casa Bianca, se è il Pentagono, se è la CIA, se è la National Security Agency, se addirittura i grandi social media, se il World Economic Forum, se l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Siccome non sappiamo queste cose, allora tutti gli invitati si sono guardati in cagnesco, non fidandosi l'uno dell'altro. Perché invece dall'alto a volte arrivano ordini del tutto contrastanti, tra nuove varianti e nuovi sistemi di sviluppo che non si sono mai tracciati, non si sono mai capiti. Sono stati elaborati semplicemente su un nuovo uomo semi-robotizzato e comunque microcippato, che secondo loro renderà lo sviluppo sostenibile. Sono tutte parole prive di significato, buttate lì, gettate all'ombra di una natura che ancora guarda questi politicanti in modo tollerante, forse un po' indecisa ancora sul da farsi, perché in fin dei conti per la natura basterebbe un vulcano e tutto cambierebbe. Qualcuno non farebbe neppure più in tempo a volare su Marte, molti resterebbero carbonizzati in pochi istanti come è successo Pompei. Ma chissà se questi politicanti, mentre esprimono queste parole vuote al vento, ogni tanto pensano alla potenza, alla grande potenza della natura. Forse non sanno neanche che esiste. Forse non sanno che sono ospiti della natura. Fatto sta che un'alternativa alla nuova Via della Seta non si è trovata. Ma oggi da Bruxelles sappiamo che la Cina è una sfida all'ordine internazionale, anche perché coopera militarmente con la Russia, che si sa è un nemico pericolosissimo per le democrazie antiquate che hanno occhi solo per il gender neutral, così ha detto Boris Johnson, detto anche Belli Capelli. Ora l'Alleanza Atlantica però è più forte che mai, hanno detto Biden e Draghi. Peccato che il ponte di comando non ha ancora deciso la virata finale. I padroni universali sono divisi tra di loro, stanno ancora preparando i tamburi della guerra, sperando in una mossa falsa di Putin nel prossimo incontro con Biden, mercoledì prossimo, 16 giugno, e augurandosi di battere il pianeta in tempo per fare ancora i loro festini goduriosi. E questa volta buona fortuna a loro e buona serata a noi. Russia e Cina non fanno parte del G7, ma i temi affrontati dai cosiddetti grandi del mondo hanno inevitabilmente riguardato le questioni di Mosca e Pechino. Il presidente statunitense Joe Biden, intervenuto in conferenza stampa a Carbis Bay, nel sottolineare di non cercare conflitti con la Cina, ha riferito come i leader del G7 siano concordi nel chiedere al paese del dragone, oltre ad azioni concrete sulla questione dei diritti umani, anche più trasparenza sull'origine del Covid-19, dando per scontato che le responsabilità di Wuhan, che sembrerebbero ora conclamate, siano solo cinesi. Inoltre, gli Stati Uniti, con l'appoggio incondizionato degli altri leader, nel tentativo di affossare il progetto della nuova Via della Seta, hanno proposto un progetto alternativo per i paesi in via di sviluppo. Biden ha definito i partecipanti al G7 come rappresentanti dei valori democratici e non dei regimi autocratici, un chiaro riferimento alla Russia per la quale ha ripetuto lo stesso mantra di non cercare con essa un conflitto, ma in previsione dell'incontro con Putin dei prossimi giorni, Biden ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme al Cremlino nelle questioni del Medio Oriente, includendo nell'area anche la Libia, confusa più volte con la Siria. Al summit, i leader delle sette nazioni e dell'Unione Europea si sono vantati anche per il raggiungimento dell'accordo sulla tassazione globale al 15% riservata alle multinazionali ed hanno fatto poi da cornice le solite promesse retoriche sul cambiamento climatico, ma gli argomenti principali hanno comunque riguardato i paesi assenti, Cina e Russia. Insomma, un G7 molto simile a una sala d'attesa per parrucchieri dove si è soliti spettegolare su chi non c'è.
Un report presentato da un'equipe di medici al Ministero della Salute il 1 giugno scorso in Israele segnala un possibile collegamento fra vaccinazione anti-Covid con Pfizer e rari casi di infiammazione cardiaca segnalati nei giovani. Lo studio, pubblicato successivamente sulla rivista Science Online, rivelerebbe che il vaccino metterebbe i giovani a rischio elevato di sviluppare l'infiammazione del muscolo cardiaco in questione, sebbene in forma lieve. I casi di miocardite riguardanti la popolazione giovanile, in particolar modo quella maschile, furono riscontrati nell'aprile scorso. Nel mese di maggio il Center for Disease Control degli Stati Uniti ha riscontrato lo stesso problema. Nello stesso periodo l'Agenzia Europea per il Farmaco, l'EMA, ha ricevuto 107 segnalazioni di miocarditi su 175.000 dosi somministrate a giovani pazienti. Al momento non c'è ancora alcuna indicazione che questi casi siano dovuti al vaccino, hanno fatto sapere i vertici della Pfizer in una nota ufficiale, ma il Center for Disease Control statunitense ha annunciato che convocherà una riunione di emergenza il 18 giugno. L'insorgenza dell'infiammazione cardiaca nei bambini dopo l'iniezione è stata così diffusa, infatti, che il Seattle Children's Hospital ha emesso una guida in cui ha incaricato gli operatori sanitari di informarsi sullo stato di vaccinazione dei pazienti ricoverati al pronto soccorso con lamentele di dolori al petto. Intanto, mentre negli USA indagano sulla possibile correlazione fra l'altro siero mRNA messaggero, il Moderna, e i problemi cardiaci, l'EMA chiede dapprima ad AstraZeneca di aggiungere la sindrome da perdita capillare tra gli effetti collaterali e successivamente suggerisce di escludere il preparato per gli under 60. In Italia l'AIFA conferma così il via libera alle seconde dosi con Pfizer o Moderna per gli under 60 che hanno avuto la prima dose di AstraZeneca dopo che il Comitato Tecnico Scientifico aveva consentito gli Astra Day dai 18 anni in su il 12 maggio scorso con la seguente motivazione: vaccinare il più possibile. Dagli schermi di Rai 3 il professor Andrea Crisanti spiega infatti che le dosi di AstraZeneca rimaste infatti erano troppe e che quindi si è deciso di inoculare ai giovani. Il ministro Roberto Speranza, in un incontro riservato ai soli giornalisti di 3 agenzie di stampa e di 3 reti televisive, ha quindi rassicurato sul mix vaccinale. La vaccinazione eterologa, ha affermato, è già utilizzata in paesi importanti come la Germania da diverse settimane, ma anche in altre aree del mondo, e i risultati sono incoraggianti. Vi sono alcuni studi che testimoniano come la risposta immunitaria sia persino migliore di quella con 2 dosi dello stesso vaccino. I cosiddetti esperti però sono divisi, non fosse altro perché i bugiardini dei nuovi sieri raccomandano di non mescolare i preparati. Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico, ha ribadito una stupidaggine dire che siamo carie, non è una sperimentazione. Più dubbioso Andrea Crisanti, che afferma dal punto di vista immunologico scientifico non ci dovrebbero essere problemi, ma rimane il fatto che implementiamo una misura che dal punto di vista sperimentale non è supportata da dati. Del resto, sostiene solo ora Crisanti, l'errore fondamentale è stato il non dire. Questi vaccini vengono approvati in via emergenziale, quindi quello che dicono AIFA ed EMA non sono le tavole della legge, ma significa che via via che si accumulano dati noi cambiamo le indicazioni. Sabato 12 giugno un anonimo profilo su un forum dedito allo scambio di dati ha annunciato la vendita di un archivio contenente le informazioni vaccinali di 7.395.688 italiani. La notizia ha dapprima rapidamente investito i social networks per poi essere smentita nel sito Open da David Puente, autodefinitosi fact checker di professione. Ma subito dopo l'hacker in questione, ringraziando Puente per aver rassicurato le vittime, ha cinguettato su Twitter nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono con codice fiscale. L'asta parte da 5.000 euro in su. La polizia postale sta ora verificando la provenienza dei dati, forse derivanti da qualche archivio pubblico. Online, un database di 535 milioni di utenti, scriveva il sito web di informazione Business Insider ad aprile 2021. In quel caso si trattava di Zuckerberg e nessun fact checker accorse a rinnegare la notizia.
Il quadro è quello di una realtà digitalizzata dove la privacy sarà soltanto un vago ricordo confuso nella memoria. Il governo locale del Punjab, la provincia del Pakistan, con più della metà della popolazione totale del paese, sta attuando misure coercitive per costringere i propri cittadini a vaccinarsi contro il Covid. Durante una riunione presenziata dal ministro della Sanità del Punjab, Jasmine Rashid, ed alcuni esponenti militari, è stata presa la decisione di disabilitare i telefoni degli utenti che rifiutavano di farsi inoculare. Le SIM mobili di persone che non vengono vaccinate potrebbero essere bloccate, ha affermato con un tweet il Ministero della Salute, che si avvarrà dell'aiuto dell'autorità per le telecomunicazioni del Pakistan per attuare la misura draconiana progettata, secondo la narrazione governativa, per contrastare la propaganda negativa sulle vaccinazioni e garantire che gli obiettivi di copertura siano raggiunti entro novembre prossimo. Oltre alle restrizioni sulla carta SIM, secondo quanto riportato dai media, le autorità potrebbero anche adottare misure analoghe al Green Pass, tra cui quella di vietare alle persone non vaccinate di andare in parchi, ristoranti e centri commerciali. Per la campagna vaccinale, il governo regionale del Punjab ha faticato molto a suscitare entusiasmo nella popolazione, ricorrendo fin dall'inizio a posizionare i punti di somministrazione della divina e salvifica dose nei pressi dei santuari religiosi. Il Punjab non è l'unica regione del Pakistan ad adottare un approccio estremo alla vaccinazione. Nella provincia di Sindh sono in programma iniziative per bloccare gli stipendi dei dipendenti pubblici che rifiutano l'inoculazione. La nuova normalità esige nuove figure professionali, soprattutto quelle in grado di traghettarci in tutta sicurezza attraverso questa epoca di emergenza perenne. Ne sono un esempio i Covid manager incaricati di far rispettare le norme sanitarie in vigore. L'allentamento delle restrizioni sembra infatti aver bisogno della supervisione di esperti che riescano a minimizzare il rischio di contagio non solo in matrimoni e cerimonie di diverso tipo, ma anche all'interno di aziende pubbliche e private. Se le norme antipandemia sono spesso una giungla burocratica in cui è difficile orientarsi, compito del Covid manager è proprio quello di fare rispettare le restrizioni coordinando le misure anticontagio da mettere in atto. Per qualche settore non si tratta di una figura professionale facoltativa di cui avvalersi per far fronte a difficoltà organizzative. In scuole d'RSA, per esempio, il Covid manager è già diventato obbligatorio con il nome di referente unico Covid, persona che tra le sue mansioni è anche quella di operare a stretto contatto con le autorità sanitarie. Diversa la situazione nel settore privato, dove non esiste l'obbligo di assumere tale figura professionale. Esiste però l'obbligo di far rispettare le regole imposte, ragion per cui molte aziende private si vedono costrette, violenti o nolenti, ad assumere un Covid manager per poter riprendere le proprie attività nel rispetto delle norme vigenti. La richiesta è tale che esistono già corsi di formazione per questa nuova categoria professionale, che riunisce in sé competenze di carattere tecnico, medico e giuridico e che ha tutte le carte in regola per essere una delle posizioni più richieste sul mercato del lavoro in questa epoca di pandemia infinita. In India si registra una crescita preoccupante di oltre il 150% di casi di una patologia fungina che nelle ultime tre settimane sta mettendo a dura prova un già debilitato sistema sanitario. 31.000 sono i contagi e 2.100 i morti registrati nella penisola. La malattia è nota come il nome di fungo nero, si propaga in particolar modo a chi ha già avuto il Covid-19 anche tra i vaccinati. L'alta corte di Bombay ha dato precisi ordini alle autorità sanitarie di fare un controllo sulla quantità di farmaci antifunghi presenti in vari stati utili al trattamento della malattia. La mucormicosi è una patologia che colpisce i vasi sanguigni con i sintomi che possono essere o lesioni necrotiche invasive del naso e del palato, accompagnate da dolori, febbre e secrezione nasale. Nei casi avanzati a volte non è sufficiente nemmeno un intervento drastico di chirurgia per evitare la morte, oppure asportazioni di parti del corpo ormai corrose dal virus come mascella o naso. Con una mossa a sorpresa, il governo di Cuba ha deciso di sospendere temporaneamente l'accettazione di dollari statunitensi nel suo sistema bancario. La decisione è stata presa giovedì 10 giugno scorso, quando Martina Wilson Gonzalez, direttrice della Banca Centrale di Cuba, ha dichiarato che le valute hanno perso il loro valore d'uso visto che nel circuito finanziario internazionale, a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, la maggioranza degli istituti bancari non accetta i dollari che provengono dall'isola. La misura, che entrerà in vigore il prossimo 21 giugno anche per i turisti e che durerà fin tanto che verranno mantenute le restrizioni da parte della Casa Bianca, è un'evidente risposta al cappio che gli USA stringono intorno al collo di Cuba e favorirà sicuramente altre valute, specialmente l'euro, visto che l'Unione Europea è il principale partner commerciale dell'isola caraibica.
Con il provvedimento si tenterà di arginare anche le speculazioni di cambio tra la valuta cubana e quella statunitense. Al momento il tasso di cambio ufficiale è di 24 pesos per un dollaro, anche se le banche hanno ammesso di non cambiare valuta a questo tasso. Al mercato nero, infatti, la popolazione cubana scambia un dollaro con 60 pesos. Washington e L'Avana hanno avuto relazioni tese per più di 60 anni, in molta parte dovute alle politiche di nazionalizzazione dei beni da parte del governo di Fidel Castro. Durante l'amministrazione Obama, gli Stati Uniti hanno adottato misure per normalizzare le relazioni bilaterali con Cuba, tra cui il ripristino delle relazioni diplomatiche e l'espansione del turismo e del commercio, un processo che è stato nuovamente bloccato durante la presidenza Trump. Gli Stati Uniti continuano ad aprire il portafogli per finanziare l'esercito ucraino dopo i 125 milioni di dollari stanziati dall'amministrazione Biden a marzo. Il Pentagono mette sul tavolo altri 150 milioni per potenziare le forze armate di Kiev in chiave antirussa. Il Dipartimento della Difesa continua a incoraggiare l'Ucraina a portare a compimento le riforme in linea con i principi e gli standard della NATO per far avanzare le sue aspirazioni atlantiche, ha detto il portavoce statunitense John Kirby, che si è complimentato con il paese alleato per i progressi compiuti in ambito militare. Secondo il Pentagono, il nuovo pacchetto di aiuti servirà a finanziare la formazione e l'equipaggiamento delle forze ucraine per permetterle di difendere meglio i propri confini dalla Russia, considerata come una minaccia sia da Washington che da Kiev. Sono ormai 7 anni che gli Stati Uniti stanno armando l'Ucraina, ovvero dal colpo di Stato filo-occidentale del 2014. 5 anni dopo, l'allora presidente Donald Trump aveva sospeso gli aiuti militari a Kiev, poi riavviati successivamente dal Pentagono. L'ultimo pacchetto stanziato finanzierà l'acquisto di radar di controartiglieria, sistemi di aviazione non pilotati, dispositivi elettronici di vario tipo e attrezzature per migliorare la capacità operativa dell'aeronautica ucraina. Intanto a Washington a fine luglio è atteso un vertice tra il presidente statunitense Biden e il suo omologo ucraino. A riferire la notizia il ministro degli esteri ucraino Kuleba, convinto che gli Stati Uniti abbiano deciso di compensare l'Ucraina per i danni subiti con il Nord Stream 2. Migliaia di persone hanno sfilato da Bussoleno a San Diego per dire no alla devastazione ambientale della Valsusa. La grande marcia popolare NOTAV ha riunito attivisti politici e cittadini comuni che si oppongono alla cementificazione del loro territorio. Siamo la natura che si ribella, recitava lo striscione in testa al corteo. I manifestanti hanno infatti sottolineato l'assurdità di utilizzare i fondi europei per costruire un autoporto a San Diego, un ecomostro di cemento che porterà all'abbattimento di quello che è considerato l'unico polmone verde della zona. I partecipanti hanno anche voluto ricordare tutti gli attivisti finiti in carcere agli arresti domiciliari per essersi opposti alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità. Al corteo hanno partecipato anche delegazioni provenienti da diverse città italiane come Milano, Venezia, Roma, Napoli o Catania. La lotta alle grandi opere è una lotta che coinvolge tutto il paese, hanno detto gli organizzatori della manifestazione, la cui protesta è stata resa nell'ultimo anno ancora più difficile dalle restrizioni per la dichiarata pandemia di Covid-19. Il tempo che ci resta per invertire la rotta ed evitare una catastrofe è sempre meno, denunciano i NOTAV, che ormai da 30 anni stanno lottando contro chi vuole svendere il loro territorio agli interessi economici dell'industria globalista. Cannoni sonori contro i migranti che arrivano dalla Turchia, questa è l'idea del governo greco per respingere chi volesse entrare nel paese in modo illegale, rifugiati compresi. Le onde sonore emesse da questo tipo di sirene sono infatti insopportabili per l'udito umano e costringono chi vi si avvicina ad indietreggiare. Un metodo che però ha sollevato le critiche delle organizzazioni umanitarie che hanno denunciato i possibili danni che questo sistema è in grado di causare sui migranti che potrebbero essere disorientati dal violento suono delle sirene e rischiare così la vita cadendo in acqua. L'intenzione di Atene è infatti quella di usare questo tipo di arma lungo il fiume Evros che segna il confine terrestre con la Turchia. Da questo punto sono passate negli ultimi mesi migliaia di persone in fuga dalla guerra in Siria. I prossimi migranti che proveranno a entrare in Grecia oltrepassando questo corso d'acqua saranno però accolti da suoni di oltre 150 decibel che nella migliore delle ipotesi li rispediranno al mittente. È uno strano modo di difendere i propri confini, ha commentato Ylva Johansson, la commissaria agli affari interni dell'Unione Europea, ha chiarito che Bruxelles non ha niente a che vedere con questo tipo di sistema e ha sollevato dubbi sul fatto che i cannoni sonori rispettino i
i diritti fondamentali dell'uomo. Al tempo stesso, però, l'Unione non affronta il problema della ridistribuzione dei migranti che arrivano dal Mediterraneo. La settimana scorsa i ministri dell'interno dei Paesi membri si sono riuniti in Lussemburgo, ma non hanno toccato una questione che non solo sta sempre più dividendo il nord dal sud Europa, ma che in qualche modo sta anche favorendo l'utilizzo di metodi di respingimento non proprio ortodossi.